Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. La mia voce, indovinate che voce è? Mi sono appena svegliata. Ma in realtà mi sono già truccata, già lavata, devo solo fare colazione e poi andare in maneggio. Dopo 3 giorni in cui sono uscita di casa alle 8 del mattino e sono rientrata alle 10 di sera per lavoro, oggi giornata libera. Una giornata in cui non farò niente, ma una giornata dove sono riuscita a organizzare i miei impegni. Quindi oggi vi porterò con me. Non vi potrò far vedere tutto, perché tipo una cosina segreta che farò pomeriggio tardi. Vabbè, vi dico un po' il mio programma. Adesso parto alle 8:30, vado in maneggio, sono le 8:10, per cui mi devo sbrigare. Alle 9 monto e ho 2 cavalli da montare, ma lavoro in piano con Pina e con Bimbo. Finirò intorno alle 11 e metterò la becca in paddock. Non mi potrò fermare molto perché poi devo tornare a casa, che alle 2:30 vengono come si chiamano? Quelli a togliermi l'armadio che ho di là nella camera degli ospiti, perché la sto un po' rivoluzionando, dato che quella camera è inutilizzata, e quindi la farò tipo camera dell'armadio, degli armadi, perché ho un sacco di vestiti quotidiani e un sacco di vestiti d'equitazione, quindi la sistemerò un po'. E alle 2:30 mi devono spostare l'altro mobile, in cui non ci sta niente, è un mobile inutile, e poi dovrò, non oggi, andare a comprare un mobile che ho già composto con la fidanzata di mio fratello dell'IKEA. Successivamente non so quanto ci mettono, spero di avere un po' di tempo libero per organizzare delle mie cose. Ecco, ho bisogno di tempo. Alle 18:30 vado a karate, che ho appuntamento con 2 persone per 2 grafici per la mia maglietta di Verona. Yeah! Allora, ho già idea di come farla, devo solo impostarla e metterla giù bene, perché come l'ho messa io penso che un bambino di 3 anni lo faccia meglio, ok? E in questa giornata poi voglio farvi vedere il mio nuovo cask che ho fatto. A questo punto io non so quando esce questo video, ma l'ho fatto ieri e sono andata direttamente in azienda a personalizzarlo, cioè ho visto proprio la creazione del mio cask, e quindi dopo farò un mini unboxing del mio casco nuovo. E adesso vado a prepararmi perché sono qui in mutande e ci vediamo in maneggio. No, vi faccio vedere l'outfit e poi ci vediamo in maneggio. Mio outfit, comunque sta camera troppo buia: maglia Vestrum, pantaloni beige Vestrum e calze Orsense. Parto bene con la colazione al buio. Non vorrei dire, ma mi sono anche ricordata che devo andare a spedire dei pacchi di Vinted. Non fate caso alle condizioni della mia macchina, devo anche trovare del tempo per andare a lavarla. Non ho messo il deodorante e quindi vado nel beauty di Caroline. Grazie caro. Ciao Lady. Ciao Lady Oscar. Ciao bambolotto. Ciao bambolottino. Quindi sei carino con la mosca qua. Via. Andiamo. Andiamo. Che hai fatto qui? Che hai fatto qui? Andiamo, andiamo. Che devo sbrigarmi oggi. Outfit di bambolo. Cuffia. Si è spaventato di un piccione. Cuffia grigia. Sottosella bianco, arancione e grigio, tutto abbinato. Questo è il sottosella di pacca, che è quello che mi porta i mangimi. Che bello! Non abbiamo voglia, ne sono i due. Ho la sella che è scritta, la devo ingrassare. Vivo? Giuria! Vabbè, quelli non li contavo perché siamo detto di ci parla. Ah, ok, no. E vince
su sicuro non io. Un partecipante no. Vince Nicole Ceresetto. Vero? Cosa stai facendo col vedere con no. Ah no, infatti. Ma povera Pi. Vorrei far vedere gli occhi di Pino. Amore, che bella! Pino non sembra neanche abbia 6 anni. Parto per il Gran Premio delle Barriere. L'ho già vinto con Bimbo. Oh no, non sono in mezzo. Io ho paura perché non mi ricordo il percorso. Sto pensando a un nome per Pina. Panzerotta Maranza, Nicole Maranza Ceresetto concludono il percorso con 0 penalità. Sì, infatti Pina sei maranzissima. A becchi. Pensate dove. Dai Becca, fai qualcosa di interessante. È diventata una cavalla da paddock. Cioè, va, ciao. Fai qualcosa di interessante. No, ci vediamo tra 3 ore. Proprio, non gli ne frega niente. Si intruppa, non è dietro. Allora... Vabbè. Ciao Becchi. Cambiate idea, cambiate idea, perché questo armadio, quello che dovevo portare fuori, non va più fuori, ma l'idea è quella di togliere le due mensole, mettere un bastone appendiabiti qua e appenderci le cose, così evito anche di stendere 500 euro di armadio che... Risparmiare fa bene, dai, insomma. No, vabbè, tanto l'armadio fuori, abbiamo preso le misure prima, non ci stava. Quindi è una bella soluzione, quindi non vengono i tizi a spostarlo. E quindi io sono a casa, così ho il tempo di fare le mie cose. E poi pomeriggio vado lì per la magliettina e poi vado a fare un giro in maneggio. L'unico problema è che tutte le cose che c'erano qui dentro... Posso dire una cosa? Che schifo. Se c'è una cosa che proprio non ho intenzione di fare è sistemare il letto e rifarlo, quindi accontentatevi perché sono qui a farvi vedere. Oddio! Con la mami, seduto, bravo, vita mia, amore. Sono qui per farvi vedere il mio nuovo casco. Bello, se volete comunque vedere come è stato creato, ho pubblicato un reel e un TikTok, il reel su Instagram e il TikTok su TikTok. Andate a seguirmi su TikTok, Nicole Ceresetto con 2 O, e Instagram Nicole Ceresetto. Bene, iniziamo. Apriamo la scatola magica. Con... una scritta bellissima e una foto bellissima. Ecco qua. Ogni casco ha la sua custodia. In questo caso è uno zainetto super mega comodo, perché alla fine se poi non ci metti il casco lo puoi usare come zainetto porta tutto. Tipo wow, no? Sì, lo so, non so che cosa stia dicendo Oxer. Tra l'altro abbiamo già visto anche quello per Verona. Non posso spoilerarvi niente perché per Verona ci sono un po' di novità. Aiuto! Dove si apre? Eccolo qui! Che bellezza, raga!
Vi dico una cosa, è sbrilluccicoso, ma è elegante secondo me. Ta-da! Io credo veramente che sia meraviglioso, cioè così ancora non lo avevo, non mi ricordo il nome dei criteri. Ok, ci vediamo stasera. Ancora karate. Ciao. 18 volte gli dico le cose, però vabbè. Comunque questo modello ancora non ce l'avevo, non mi ricordo il nome, ve l'ho già detto e lo metterò qui sotto. Comunque questi sono tutti Swarovski veri. Cask utilizza solo Swarovski veri, cioè io dico, raga, wow, proviamolo. L'ho già provato, è solo per farlo vedere a voi. Io preferisco di gran lunga i caschi lucidi. Mi piacciono anche opachi, però lucidi sono troppo miei, raga. Comunque bellissimo. Taglia non mi interessa, però io ho la 54, giusto per dirvelo. E niente, caschettino nuovo. Sbrilluccica troppo. E basta, adesso io non perdo tempo. Anche se continuo a guardare il casco, così mi brilla tantissimo. E adesso mi sono preparata. Ah, poi è cambiata anche la chiusura. No, aspettate. Ecco così. Non perdo tempo, perché mi sono preparata. Come vi ho detto prima, devo andare a karate, che ho appuntamento con questi grafici per vedere la magliettina per Verona. Ma, spoilerone, non ci sarà solo un modello. Ce ne saranno due. Allora, uno, diciamo un po' più economico per chi mi segue, cioè che proprio chi mi segue, no? Non so se avete capito. L'altro invece, ok, per chi mi segue, ma è, diciamo, più carina per tutti, perché no, non ve lo dico, perché non vorrei dirvelo, ma è troppo spoiler, vi lascio nel dubbio. Però vi dico solo che ci saranno due modelli, sia di magliette che di felpe. E quindi io adesso esco e ci vediamo stasera, che cercherò di avere qualcosa in mano, spero. Altrimenti ci vediamo stasera, che chiudo il video e ci salutiamo. Quindi bacioni, ciao! Sono tornata, mi sono incremata tutta. Sono infatti lucida, come se mi fossi spalmata l'olio d'oliva in faccia, ma in realtà ho messo un sacco di creme, detergenti e cavolate varie. Ho un piccolo spoiler che vi metterò, ma vi avviso che non c'entra, cioè c'entra qualcosa, ma non sarà così vuota. Il disegno non sarà quello, la scritta non sarà così. È solo un'idea impostata, questa volevo condividerla con voi. E quindi mi fareste un favorone se nei commenti magari mi scrivete un parere. Io ripeto, non è così la maglia che porterò a Verona. È un'idea che andrebbe riempita, soprattutto il modello di maglia non sarà così, perché è bruttissimo, bianca, no. L'idea, non so se avete capito. Fatemi sapere nei commenti, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.